Carlo Conti ha avuto una madre eccezionale, il racconto del presentatore toscano. In televisione è un volto fisso da decenni, eppure sul privato Carlo Conti si sa pochissimo. Poche le interviste rilasciate alla stampa dove racconta se stesso e la sua vita. Tra le pagine del Corriere della Sera, raccontò il primo ricordo che ha sempre sperato di acquisire, purtroppo mai avuto. Riguarda il padre, scomparso quando aveva 18 anni, e proprio non se lo ricorda. È cresciuto con la sola madre Lolette, così chiamata perché il nonno era andato a vedere un'operetta, la cui protagonista di nome faceva Coletta. Rincasò e disse alla nonna di aver trovato il nome adatto per la prossima figlia. L'impiegato dell'anagrafe commise un errore nella trascrizione, la G divenne L. in debito con la madre. Donna persa da Carlo Conti a 40 anni, ma alla quale sente di dovere ancora molto. Le fece anche e soprattutto da padre. Non aveva possibilità economiche, aveva spesso tutto in cure sperimentali, di vano. Si sarebbe potuta gettare dalla finestra con lui in breve punto lo lettere esistente e, una volta superato il lutto del marito, seppe tirare avanti. Aggiunse però che il papà qualcuno ha perso la vita. Iniziò a tossire. Fu la prima e ultima sigaretta della sua vita. Appunto poté sbarcare in un aereo. Lolette, ostetrica, faceva la donna di servizio. Non si è mai risposata. Gli aveva dedicato la vita. A volte Carlo Conti pensa che, qualora fosse stato il padre a tirarlo su, sarebbe un uomo diverso oggi. Trasmesso la leggerezza e l'amore per la vita, oltre all'attenzione verso chi aveva meno. Carlo Conti, quando il vuoto si fece sentire punto eppure un episodio gli fece particolarmente sentire l'assenza. Mentre giocava a tennis con l'amico Leonardo Peraccioni, arrivò il babbo di lui, gli si mise dietro e partì a spronarlo. Allora il dolore lo pervase. Ecco quindi che nei confronti del figlio Matteo vuole assolutamente esserci. Fargli sentire affetto incondizionato ed essere una presenza costante, sicura, della sua vita. Antonella Clerici ha rivelato in vecchie interviste che per il bene del figlio